Scelta Rinonato si è arrivato perché cercavamo una persona molto motivata e che poi era anche attaccata alla città di Arezzo. Meglio di un ex capitano di Arezzo non ci poteva essere. Poi al di fuori di tutto questo è un allenatore che si è vinto un campionato di Serie D e vincere la Serie D non è facile per niente. Però è un allenatore molto molto ricercato anche da altre piazze. Quindi anche in quello siamo stati bravi, diciamo anche fortunati per l'attaccamento che lui ha per l'Arezzo. Io dopo un minuto che è entrato nel mio ufficio praticamente avevamo fatto tutto, il suo sorriso mi ha conquistato, il suo entusiasmo, e poi mi è molto piaciuto quello che ha detto qua adesso in conferenza, che il quarto posto per molti arrivare dopo una semifinale playoff non era semplice, invece lui lo dà come proprio un punto di partenza per andare più avanti, quindi se andiamo più avanti in finale ci andiamo sicuro, poi non lo so come andremo. Adesso noi abbiamo già dei punti saldi importanti, adesso il mercato è iniziato praticamente adesso, quindi sia Ermanno che Emiliano ci stanno lavorando già bene, quindi siamo molto ottimisti. Adesso partiamo subito col ritiro che l'anno scorso ha portato fortuna, speriamo anche quest'anno Bagnoli Romagna porterà fortuna. Invito tutti i tifosi, intanto non c'è bisogno che li invito, a venirci a trovare. Il progetto crowdfunding, dico la verità, sta andando molto molto bene. Io adesso giovedì ho un appuntamento importante a Roma con chi ci sta lavorando su questo progetto e spero quest'altra settimana di avere delle novità interessanti. Sì, in giovanile stiamo valutando, dico la verità, un po' le proposte, ma qua al massimo c'è un ottimo rapporto, quindi non c'è nessun genere di problema.